Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1:5. L'Italia vanta un patrimonio artistico-culturale di alto livello. È una nota sfilza di artisti conosciuti in tutto il mondo. Uno di questi è Leonardo da Vinci, che non si è limitato al campo artistico, ma ha esteso la sua genialità in tutti i campi dello scibile umano. Quello che più mi ha colpito, leggendo la sua biografia, è che lui si interrogava su tutto. Sui suoi quadernetti, infatti, scrive spesso «Io mi domando», e molti collegano la sua saggezza proprio a questo suo modo di porsi. Ovviamente, il suo interlocutore era se stesso, la sua mente, il suo sapere e la sua conoscenza che, sebbene l'abbiano portato a notevoli evoluzioni anche a nostro beneficio, restano pur sempre, in quanto umane, molto limitate. Nel libro di Giacomo il Signore ci insegna come e che cosa chiedere, specificando come nel verso succitato che Egli dona generosamente senza rinfacciare. Ciò che più mi colpisce, però, è quando nel quarto capitolo Giacomo scrive che chiediamo e non riceviamo perché chiediamo male. Caro amico, non hai mai pensato di poter chiedere qualcosa al Signore e riceverla? O forse lo hai fatto ma non vedi ancora risposta? Hai riflettuto sul fatto che probabilmente chiedi male per spendere nei tuoi piaceri a discapito altrui?